Squadre che magari non ci dovevano essere perché non sono partite come favorite per arrivare in questa semifinale, non lo scudetto, quindi ci sono delle belle sfide. Loro hanno cambiato allenatore forse l'anno scorso, noi no. Poi c'è chi dice che purtroppo questa è una semifinale tra due squadre del campionato l'anno scorso contro Middlesbrough, poi la partita di qualificazione contro Hoffenheim. Tutto questo è stato molto difficile, però ci siamo riusciti lo stesso. They have all my respect. And if anybody thinks we two are the underdogs, who cares? We are in the semifinal and we can go to the final. That's all what I care about. Sorry. Comunque c'è chi dice che purtroppo questa è una semifinale tra due squadre che magari non ci dovevano essere perché non sono partite come favorite per arrivare in questa semifinale. E poi vorrei chiedere se tra le vostre due filosofie c'è qualcosa di molto simile, nel senso che siete tutte e due squadre che dovete lottare molto per tenere i vostri giocatori, per rimanere competitivi sia a livello nazionale sia a livello europeo. Ma questo discorso che non ci dovevamo essere noi in semifinale non è che mi interessa più di tanto, anche perché City, c'è chi dice City e Barcellona dovevano giocare questa partita, invece noi con la Roma ce lo siamo ampiamente meritati, mi sa. Quindi mi fa vedere che non è impossibile arrivare in queste partite in semifinale. Io quando ero a City qualcuno mi ha detto che Barcellona aveva perso 3-0, piuttosto Roma aveva vinto 3-0, non ci potevo credere. Mi sono detto che deve essere, però è possibile, è anche successo, quindi è una prestazione fantastica. Anche per noi, contro noi ci dobbiamo credere, ci dobbiamo credere. Io, vabbè. Loro hanno cambiato allenatore forse l'anno scorso, noi no, però io ammiro molto loro, ammiro molto Di Francesco e rispetto tutto e sono molto lieto di poter giocare questa partita domani sera. Bravo. I didn't know what I said on you. Oh, wow.